L'ultima sconfitta amarissima della Juventus non può non fare una riflessione molto più generale su tutti gli errori del club, dell'allenatore e anche dei giocatori. È una sconfitta che arriva da lontano, arriva probabilmente dal momento in cui la Juventus ha pensato di essere troppo superiore e troppo infallibile per continuare ancora ad affidarsi a una struttura che l'aveva portata così in alto, così lontano rispetto agli altri club, da sembrare quasi irraggiungibile. Era la Juventus targata Marotta, la Juventus degli scudetti consecutivi, la Juventus che non sbagliava quasi un colpo, che quando chiudeva con un allenatore così vincente, così caratterizzante come Conte, riusciva a prendere un allenatore che sembrava invece essere in parabola discendente e rendeva grande anche lui. Era la Juventus che faceva due finali di Champions League, che comunque in Europa era sempre tra le migliori, che arrivava prima e meglio degli altri sui calciatori, che spendeva relativamente poco, che aveva i bilanci in ordine. Ecco, a un bel momento questa Juventus è stata smontata. È stata smontata da chi in qualche modo l'aveva costruita, che è Andrea Agnelli, che ha ritenuto di dover fare un ricambio generazionale. Io non ho mai creduto ai ricambi generazionali, né quando ero giovane né adesso che sono anziano. Cioè, ho sempre pensato che una persona sia capace o meno, indipendentemente dalla sua età. Non è essere giovani che permette di essere più bravi e non è essere vecchi che permette di essere più intelligenti o più esperti. Quando si decide che bisogna portare i quarantenni al comando della Juventus perché suo presidente è un quarantenne, perché probabilmente il suo presidente voleva più visibilità, si è presa una decisione molto rischiosa e i risultati si sono visti inevitabilmente nel giro di pochi anni. La Juventus che subisce una delle sue peggiori umiliazioni in Champions League, terza sconfitta consecutiva, ricordiamolo, perché la Juventus veniva già dalla dolorosa eliminazione agli ottavi, proprio Torino, poi Villarreal, poi la sconfitta col Paris Saint-Germain, terza sconfitta con il Benfica. È una Juventus che ha sbagliato tutte le mosse possibili e immaginabili negli ultimi 4 anni. Cominciamo, per esempio, con l'idea che fosse Sarri l'uomo per arrivare ancora più in alto, per arrivare alla Champions League. Beh, Sarri è stato un allenatore che non poteva e non avrebbe potuto mai entrare in sintonia col mondo della Juventus, lo si capiva da subito, eppure la Juventus è andata a prendere proprio lui, salvo pentirsene pochi mesi dopo e mandarlo via. E la Juventus, naturalmente, l'errore esiziale è stato quello di Cristiano Ronaldo, no? Pensare che bastasse mettere Cristiano Ronaldo con i costi enormi che comportava questo giocatore all'interno della squadra per vincere la Champions League. Invece Cristiano Ronaldo, in parabola chiaramente discendente, ha fatto il Cristiano Ronaldo, cioè ha pensato soltanto egoisticamente a se stesso e la squadra intorno a lui si è sgonfiata. Ma poi, dopo l'idea di Sarri, pessima, il tentativo di mettere un allenatore che non aveva mai allenato prima, cioè Pirlo, mai una volta in panchina, neanche con la primavera, una scelta che non poteva reggere e che comunque andava difesa. E invece Pirlo, che arriva faticosamente quarto, che comunque arriva agli ottavi di finale di Coppa Italia, di Champions League, che comunque vince la Coppa Italia, viene mandato via perché anche Pirlo, così come Allegri, l'ultimo Allegri, così come l'unico anno di Sarri, viene considerato la causa di tutti i problemi della Juventus, cioè l'analisi della dirigenza bianconera è sempre stata: non vinciamo non perché sbagliamo noi le nostre mosse di mercato, i giocatori, non vinciamo perché gli allenatori sono incapaci. Via Allegri, via Sarri, via Pirlo. Di nuovo Allegri. Nel frattempo che cosa succede? Succede che la Juventus fa fuori prima un direttore sportivo, poi un altro direttore sportivo prende il posto di quello che aveva preso il posto precedentemente, fa una serie di mosse di mercato francamente incomprensibili, perché non dobbiamo dimenticare che la Juventus, che ieri è sembrata così poca cosa, è una squadra che negli ultimi anni, in contanti, ha comprato fior di giocatori. Salvo poi magari mandarli via, rivenderli, cercare in qualche modo di recuperare dei soldi. È la Juventus che ha speso 40 milioni per Kulusevski, che ha speso 40 milioni quasi per Kane, che ha speso 40 milioni per Locatelli, che ha speso 80 milioni per Vlahovic. E di queste operazioni veramente non è rimasto nulla. Ora dovremmo aprire troppi fronti probabilmente per cercare di capire quanti errori anche sul mercato sono stati fatti. Citiamo l'ultimo, che forse non è un errore, ma che certamente ha un problema
enorme che impatta poi su questa Juventus, che è Vlahovic. Vlahovic pagato 85 milioni alla Fiorentina, con uno stipendio da 8 milioni netti più premi, e giocatore che per definizione del nuovo super manager bianconero Arriva Bene era al centro del progetto. Arriva Bene ha detto: al centro del nostro progetto non c'è più Dybala, ecco perché l'abbiamo mandato via, adesso c'è Vlahovic. Ora, un giocatore che è al centro del progetto deve essere il giocatore che ti cambia la vita. Non può essere il giocatore che fa il comprimario, che come nella partita di ieri tocca 4 palloni e anche male. Lo so, ci sono delle giustificazioni in questo momento della Juventus, mancano dei titolari, ma noi abbiamo visto tante squadre l'anno scorso, il Milan in primis, ma a un certo punto anche l'Inter, essere prive di numerosi titolari, non vincere alcune partite, ma in altri casi fare delle belle prestazioni. Ecco, e qui arriviamo al punto finale. La Juventus di tutta questa stagione, in cui ha disputato 8 partite, ne ha vinte 2, ne ha perse 2, ne ha pareggiate 4. Ecco, questi numeri indicano che non c'è mai stato un momento in cui ci si è potuti dire soddisfatti della Juventus. Ora, può succedere di avere un momento di appannamento all'inizio di stagione, prendiamo l'Inter, ma poi ci sono delle partite in cui tu ti aspetti che la Juventus vinca in maniera chiara, convincente, non rischiando nulla, non subendo il gioco avversario. Ecco, io francamente fatico a ricordare una partita da ricordare di queste 8 della Juventus, cioè una sola partita in cui la Juventus abbia dimostrato una forza ed esploso sul campo una forza chiaramente superiore all'avversario. Ora, se questo può andare bene col Paris Saint-Germain, non può andare bene quando poi giochi contro squadre magari a volte anche provinciali. Ci sono stati degli episodi arbitrali negativi, ma la partita contro il Benfica era una specie di redderazione. In questa partita la Juventus sapeva, l'aveva detto il suo stesso allenatore Allegri, che si giocava mezza stagione. Ecco, vedere una prestazione così sconcertante, così incolore, così priva di qualsiasi senso anche di squadra, di autostima, di idea calcistica, non può non mettere in discussione il lavoro di un allenatore che si sta occupando di questa squadra ormai da un anno e mezzo. Ecco, io credo che il tempo dell'attesa per Allegri sia finito. La partita con il Benfica segna, a mio modesto avviso, un punto di non ritorno. Questo è un allenatore che non è più in grado di dare nulla a una squadra che non ha più una sua identità, perché l'identità non ha saputo darla l'allenatore, il cui unico grido di battaglia è calma. Ma calma di che? La Juve è stata troppo calma finora. La Juve ha bisogno di qualcuno che le dia sprint, che le dia energia, che le dia voglia di imporsi. Ecco, può succedere di avere un momento di defiance, può succedere di avere un momento di calo, di tensione, ma quando questo momento dura dall'inizio della stagione e non solo non accenna a migliorare, ma peggiora costantemente, la domanda è: può un allenatore che ha ridotto così lo stato della squadra, l'autostima dei giocatori, un allenatore che predica calma, un allenatore che a volte si lascia andare a dichiarazioni talmente contraddittorie da non essere più credibile neanche con l'ambiente, con i tifosi, l'allenatore che dice non andiamo a giocare col Paris Saint-Germain, tanto la partita importante non è mica quella, che già di per sé è offensivo per un tifoso della Juve, la partita importante è il Benfica, e poi col Benfica vedi giocare la squadra così. Ecco, questo allenatore può essere l'uomo che porta la squadra a riscattarsi? Una squadra che da un anno e mezzo è andata purtroppo di male in peggio, malgrado l'abbiano costruita anche, direi soprattutto ormai, secondo i dettami di questo allenatore, che ha un contratto quadriennale da 9 milioni di euro l'anno, che in qualche modo incatena la Juventus alla sua panchina. Ecco, questo è stato l'ultimo errore strategico della dirigenza. Strapagare un allenatore ritenendo che fosse lui il taumaturgo, quello che risolveva tutti i problemi, e che invece si è rivelato un allenatore paradossalmente superato, un allenatore che dopo 2 anni di inattività è tornato con molta presunzione, ritenendo di avere lui l'unico, le chiavi del calcio, del successo, di come si vince, del gabbione di Livorno, e che invece dentro questo gabbione ha chiuso una Juventus che non ha più
nessun momento, in questo momento di autentica gioia di calcio, e purtroppo va detto, nessuna prospettiva di miglioramento, perché il trend va di male in peggio. Forse è arrivato veramente il momento di cercare qualcuno. Voi direte chi? Ecco, la risposta è paradossalmente chiunque. Cioè, credo che la Juventus, ridotta in queste condizioni da Allegri, abbia bisogno comunque di cambiare la panchina, di cambiare una persona che, oltre il calma o calma, come dicono quando lo prendono un po' in giro, non è riuscito a dare nulla. E a furia di essere calma, la Juventus si è addormentata e adesso sembra quasi in coma. Grazie.